Vi ricordo sabato ore 12 il video super segreto. Potrebbe arrivare uno spoiler a giorni, quindi mi raccomando, attivate le notifiche, mi raccomando. Potrebbe arrivare tipo un trailer o qualcosa del genere. Sono troppo emozionata! Lo vedrete sabato, mi raccomando! Ok, intanto iniziamo. Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia, mi si è sganciato il bracciale? No, tutto a posto. Oggi faremo la reaction a... come che si chiama? Emoji Makeup Challenge. Queste famose challenge di TikTok, seguitemi su TikTok e anche su Instagram, dove le ragazze prendono un emoji e si tipo truccano riferendosi a quell'emoji, tipo, vabbè, una cosa del genere. Potrei farlo anch'io, quindi se arriviamo a 3000 like, dai, non chiedo tanto, sono 3000 like, pochissimi, la farò anche io, la porterò sul canale, ok? Quindi, forza, polliciate, su, i pollici. Adesso iniziamo con questa reaction, vediamo che cosa combinano queste ragazze. Ok, qui si canta, si balla, si zoom, si iniziano a truccare e poi... no, ancora non è successo niente. Ok, quindi, fenicottero, dove sei? Vediamo, fenicottero. Eccolo qui, non mi piace, oddio, ma che schifo, sembra tipo la faccia piena di muscoli facciali. Ecco, questo diavolo mi piace, molto bello, la faccia rossa, molto sexy, ci sta, mi piace. Lover o loser? Le catene, no, bocciato, non mi piace. La statua della libertà, wow, ma che cos'è? È proprio trasformato. Oh, colpo di scena, che cosa è successo? Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Vediamo lei che farà. Quante emoji sono queste? Tantissime. Ok, non sarò all'altezza. Sono bravissime. Wow, ok, dove sono le labbra? Un po' confusa. Farfalle ovunque, sì, bellissimo. E questa? Ma dove? Ah, ok, è un tapiro. La strega, oh mio Dio ragazzi, ma questa è bravissima. Il diavolo viola, non mi fa impazzire, poteva fare di meglio, però è brava sempre, eh. Questo è stupendo, tipo, ciao. È lo scheletro, però non è come le emoji, ma sempre bello. Delfino, ok, questa è velocissima, passano immediatamente. Un ragazzo, i ragazzi sono bravissimi a truccarsi, cioè meglio di me, è meglio di molte ragazze, uffa. Ok, cosa fa? La fragola? Ah, ma qui fa tipo dei sgarabocchi lui, via, ora si trasforma immagino. Ecco, una fragolina di bosco, super truccato, bellissimo. Anche se, vabbè, sono trucchi artistici, quindi bellissimo anche questo. Delle onde, onde, basta. Poi pianeti, abbiamo i pianeti. Ma ragazzi, ma è bravissimo, ma cos'è? Anche se non vedo gli occhi, oh mio Dio, mi fa un po' senso questa cosa. I fiori, vabbè, poteva fare di meglio su questo, però è sempre molto bello. Vediamo lei che fa. Tigre, cos'è? Una nuzzata? Le nuvole e un cuore. Sì, per adesso non sta facendo un tubo proprio, però adesso vediamo che cosa succede. Oh mio Dio, cioè è lei, è sempre lei, è trasformata totalmente. No ragazzi, mi sa che non la farò questa challenge, no, la farò, però non sarò all'altezza. Forse questo potrei riuscire a farlo, ma lei ha anche le orecchie. Vabbè, basta, è bravissima. Wow, questo è bellissimo, lo voglio fare le nuvolette anche io. Secondo voi potrei riuscire? Un cuore, vabbè dai, qui è un cuore molto semplice, quindi ci può stare. Ci posso riuscire a fare il cuore. Vediamo lei che diventa una rana. Non ha più le sopracciglia adesso, piano piano. Ha gli scatti tipo tum, tum, tum. Cosa succede? Ecco il rospo. Oh mio Dio. Perché? Ah, ci sono le mosche, tipo si mangia poi con la lingua. Oh mio Dio, ma è preciso. No, vabbè, questo è preciso. Gli si è messa le corna pure. Questo non mi piace tanto, anche se proprio sta imitando alla perfezione le emoji, non è ispirata alle emoji, proprio le disegna. Wow, guardate qui la farfalla. Va bene, ecco un altro ragazzo che deve fare queste quattro emoji e sarà sbalorditivo sicuramente. Vediamolo, vediamolo. Dai, stupiscici. Su, perché sono così lenti? Via.
Ah, cioè ha creato proprio tipo la palette qui. Guardate l'altro occhio, è bellissimo. Non è più lui. Cioè ha pure la parrucca lunga, totalmente. Cioè questo è wow. Questa qual è? Una rosa? No, mi fa un po' impressione questa. Perché è truccato così? No, non mi piace. La farfalla. Questa farfalla la fanno tutti. E direi che è molto bella questa. Ok, vediamo lei che cosa sono. Cioè, il primo non lo capisco. Il secondo è l'orsetto, il limone. È sempre la tavolozza dei colori. Chiamiamo la palette dei colori. Ma il primo cos'è? Non lo capisco. Vabbè, vediamo. Ah, era un UFO! Wow! Oh mio Dio! Ma come ha fatto? Vabbè, ma questi sono artisti, non è che sono make-up artist o comunque persone normali. Qui c'è l'orsetto, è molto carino l'orsetto. Un limone. Però molto bello. Di questi tipi mi piacciono a me, che comunque si ispirano, però... Ecco, questa è totalmente la tavolozza spiaccicata in faccia. Però io preferisco l'ispirazione alle emoji. Mi va bene lo stesso, va bene. Allora, l'arcobaleno mi piacerebbe farlo, l'arcobaleno. Alla fine fai tanti colori qui ed hai fatto, quindi è molto semplice l'arcobaleno. L'altra, il vulcano e cos'altro? Ah, ma non mi... Vabbè, dai, ha preso le emoji e ha creato uno scheletro emojigioso. E qui invece grattacieli, molto bello questo direi, bellissimo. Il vulcano, ci sta, tipo mezza faccia normale, mezza faccia tipo di pietra. E questo gli ingranaggi, anche questo è molto bello, tipo se sono robot, guardatemi, mi piace. Allora, sempre questo diavolo viola, il fuoco, il semplice smile e il cuoricino con plim plim, le stelline. Va bene, vediamo che cosa combina. Spero non faccia la faccia tutta viola, vediamo. Ecco, già ci siamo qui, è molto più bello, non è la classica emoji. Wow, fuoco e fiamme, bellissimo anche questo. Bravissima, spettacolare. Ah, ecco. Si smile. Vabbè dai, non è tra i miei preferiti, però ok. Non mi sembra quell'emoji. Però vabbè, ci può stare perché è tipo un cuore brillante. Va benissimo. Allora, vediamo lei. Sta facendo il puzzle, il girasole. Quindi il primo è il puzzle, vediamo che cosa fa con il puzzle. Beh, molto 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 semplice il puzzle, cioè non semplice nel senso, ecco, non è semplice nel senso che basta fare i pezzi. Ma non lo so, non l'avrei fatto così. Forse era meglio dei pezzi neri come se fosse bucata tipo, no? Il girasole è semplicissimo, questo è un pianeta, niente di che, ho visto di meglio. Questo? Che cos'è? Ah, è pixelata. Vabbè, dai, carino. Però no, lei non la promuovo. È bravissima sempre, ma rispetto agli altri. Di nuovo le emoji viola. Poi cosa c'è? Di nuovo il vulcano? Mamma ragazzi, non ci vedo. C'è la sirena di mezzo. Vabbè, ora capiremo. Vediamo un po'. Vediamo, eccola qui. E già, vedi, è più bello rispetto ad altri che ho visto. Anche se quella non lo abbatte nessuno. La prima, cioè la prima no, vabbè, quella prima di questa. Ah, montagne, non era un vulcano. Vabbè, un paesaggio disegnato. Oh, no vabbè. Che cos'è? No, è troppo bello. No, questa non mi piace. Oh mio Dio. Una sirena, però cioè ne ho visti, cioè ho fatto anche io la sirena, è molto meglio di quella, però cioè sempre bravissima, attenzione, però era poco sexy, poco. Vabbè, cos'è? Devi fare il CD, miele, cos'è? Una cosa giapponese e il DNA, vediamo. Wow, oh mio Dio, wow, ma non ci posso credere. Bellissimo, no, top, cioè lei è bravissima, guardate il miele che scende dagli occhi, tipo le lacrime, bellissimo. Ah ok, questo è molto giapponesina, thank you, brava. Ok, ha promosso anche questo. Questo,
diciamo, va fatto di meglio, diciamo, però vabbè, questa guancia così è molto carina. E niente, sono finite qui, quindi ditemi se posso farla anche io questa challenge. Non sarò all'altezza loro sicuramente, però mi posso divertire anche io, eh. Che cosa ne pensate? Mettete questo pollicione in su, volete vederla? Aspetto, mi raccomando, anche i commenti giù, commentate tutti sotto, ok? E intanto niente, il video è finito, mi sono divertita. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi! Suggeritemi dei video da fare, così li faccio e ve li porto. Vi mando un bacio. Bibibi tantissimo. Ci vediamo al prossimo video. Bibibi. Ah, e ovviamente iscrivetevi al canale. Seguitemi su TikTok, Instagram e ovunque.